risposte, due domande sicuramente molto difficili. Le risposte sono velocissime. La prima credo che ci sia la prima domanda sulle responsabilità dei paesi membri o dell'Unione Europea. Personalmente credo che molto dipenda dalle cose che ho fatto in questo paese negli anni 70 e 80 e dalle cose fatte male. Queste cose fatte male negli anni 70, 80 e 60 si stanno pagando adesso le conseguenze. Perché questo grafico che voi vedete lì, quindi mi rispondo con questo grafico alle due domande, ci metto due minuti, è un grafico che pensavo di non dover utilizzare, però le domande, questo grafico vi consente di capire quando sentite Salvini o Gentiloni chi dei due dice cazzate, ok? Quindi se gentilmente state un attimo in silenzio, questo grafico risponde alle due domande di chi è la responsabilità. La mia posizione è molto ormai quasi istituzionalizzata e che questo paese si trova in queste condizioni non per colpa dell'euro ma per le sciatterie fatte negli anni 70, 80 e 90 in termini di politiche pubbliche. Queste politiche pubbliche negli anni 70, 80 e 90 sono state finanziate con debito pubblico, molte delle quali. C'è una allegria nella gestione dei conti pubblici. Facciamo degli esempi molto stupidi. Infrastrutture non funzionali, inutili, cattedrali nel deserto, una pubblica amministrazione utilizzata nel Mezzogiorno d'Italia come luogo per assorbire manodopera, quindi forza lavoro. Improduttivi, perché negli anni 70, 80 e 90 moltissima gente che veniva assunta nel terziario della pubblica amministrazione pagata con fondi pubblici, cioè con titoli del debito pubblico, spesso a volte non aveva alcun ruolo all'interno della pubblica amministrazione.